E siamo al ballottaggio e anche merito suo. Marta Grande. Buonasera a tutti quanti, sono particolarmente emozionata di essere qui per la terza volta, perché 18 mesi fa era venuto Beppe Grillo e la piazza era piena così, 2 settimane fa eravamo così e adesso forse riusciamo ad andare al comune e mettere questo signore a fare il sindaco. Di parole ne abbiamo dette tante su quello che abbiamo fatto, su quello che faremo, e abbiamo il programma l'abbiamo scritto noi, l'hanno scritto molte delle persone che stanno qui in piazza stasera, perché insomma li vedo e so come hanno lavorato. È stata una scelta la nostra per quanto riguarda la lista, per quanto riguarda gli assessori, che è stata il più aperta possibile. Abbiamo cercato di trovare una metodologia che andasse bene per tutte le persone che partecipavano, quindi tutte le persone, comprese anche voi, se da adesso deciderete di entrare a far parte, a dare una mano al Movimento 5 Stelle di per sé o anche solo al candidato sindaco, quindi di poter contribuire singolarmente con le proprie idee e i propri progetti per questa città. Ripeto, sono molto molto emozionata perché forse questa volta ci stiamo riuscendo. E questo è il motivo principale, tra l'altro, per cui abbiamo iniziato, ma non ho iniziato solo io, tutti quanti loro. Siamo una squadra che è andata avanti, è riuscita a mettere un consigliere regionale, un deputato, per poco un parlamentare europeo, e direi che non è poco. Siamo stati i primi, abbiamo preso la percentuale maggiore per quanto riguarda le amministrative, per quanto riguarda le europee, delle percentuali altissime per quanto riguarda le regionali, e non è affatto scontato per un piccolo feudo come Civitavecchia. Il problema principale che ho sentito in questi giorni, attacchi anche nei nostri confronti, nei confronti di chi del movimento è nelle istituzioni, è quello di dire di nuovo: non siete capaci. Non siamo capaci, ma lavoriamo, ci applichiamo. Ci applichiamo e siamo riusciti ad ottenere molte cose, a portare in Parlamento il problema della centrale dell'Enel. Siamo riusciti a portare in regione il problema dell'acqua e dell'arsenico, siamo riusciti a portare il problema dell'inceneritore militare, cose di cui fino a qualche tempo fa nessuno parlava, ci dicevano che non contavano nulla fin quando la stampa non se ne è interessata, e a quel punto tutti si sono interessati a Civitavecchia. Allora adesso noi abbiamo un'opportunità, e è un'opportunità che non capita molto spesso ad una città appunto come Civitavecchia, un piccolo feudo in cui le dinamiche sono molto simili a qualche centinaio d'anni fa, purtroppo, e è quello di mettere una persona come Antonio Cozzolino, che conoscono le persone che di Civitavecchia, un ragazzo come voi, come noi, come quelle persone anche che stanno lì dietro e che ricoprono una carica istituzionale adesso, e di cercare di aprire questa famosa scatoletta di tonno anche a livello comunale, per capire, giusto per avere un'idea, di chi è stata la colpa di quello che è successo finora a Civitavecchia. Perché, se non sbaglio, una delle città con la più grande disoccupazione, con la più alta disoccupazione nel Lazio, è Civitavecchia. Di chi è la responsabilità? Dei civitavecchiesi o di chi non ha saputo investire in Civitavecchia? Di chi è la responsabilità per le 900.000 tonnellate in più di carbone ogni anno che vengono bruciate? Di chi è la responsabilità per l'acqua che non è potabile continuamente, dopo che noi abbiamo fatto denunce quando non stavamo in nessun tipo di istituzione, sostenendo che c'erano dei problemi strutturali che andavano risolti e non andava bene perché non eravamo competenti e non avevamo nessuna carica? E beh, adesso la carica ce l'abbiamo in regione, ce l'abbiamo in Parlamento, ce l'abbiamo al Parlamento europeo, e adesso domenica ci andiamo a prendere anche il comune. Essendo il primo partito di Civitavecchia, perché di fatto i numeri parlano chiaro, abbiamo solo un problema: l'otto.
Le persone già si sono espresse, già ci hanno dato un consenso, ci hanno continuamente dato la loro fiducia, hanno detto va bene, è stato un ok, andate voi, provateci, cercate di cambiare qualcosa, cerchiamo di provare perlomeno a vedere che cosa succede se vanno dei cittadini. Potrebbero andare bene o potrebbe andare molto bene. Sicuramente non ci saranno miracoli, perché questi non li abbiamo mai promessi da nessuna parte. Non aspettatevi votandoci che andiamo al comune e riusciamo a girare questa città nel giro di un mese o due mesi, perché questo non accadrà. Dovete esserne consapevoli e dovete essere i primi a mettersi in gioco e a dare una mano anche a loro una volta che entreranno, perché siamo dei cittadini normali che hanno deciso di impegnarsi per provare a cambiare il posto in cui vivono. Per cui il nostro più grande problema, quello dell'8, quello di questa domenica, sarà uno, sarà andare a votare. Non so se sarà una bella giornata, qui probabilmente saranno i primi giorni di mare, ma il nostro principale problema è semplicemente andare a votare. Esprimetevi, anche se non siete d'accordo con noi, andate a votare, scegliete voi tra due persone, tra due simboli, tra due storie che hanno provato finora, hanno provato con i dati, con i fatti, con i soldi dati indietro, due cose diverse, una o l'altra. Esprimetevi, Civitavecchia, per favore andate a votare e scegliete uno, piuttosto che il mare decidete cosa volete per i prossimi anni. La scelta è nostra, poi potremmo dire non ci è andata bene, non ci piacete, andatevene a casa, a quel punto ce ne andremo a casa, però adesso decidiamo cosa vogliamo per questa città. Abbiamo un'opportunità, sono anni che non capita, ci siamo riusciti finora e abbiamo portato a casa piccoli ma grandi risultati, visto che siamo apparentemente degli incompetenti. Quindi buon voto e grazie. Grazie veramente.